Siamo finalmente riusciti a mettere le mani su Pokémon Go Plus, l'accessorio ufficiale di Nintendo dedicato a Pokémon Go, il gioco mobile fenomeno di quest'estate, la cui popolarità purtroppo per ragioni piuttosto ovvie sta lentamente scemando. Proprio questo calo di interesse ed il cospicuo ritardo nel lancio sul mercato potrebbe di fatto sancire il fallimento di un accessorio interessante ma costoso e tutt'altro che perfetto. La confezione comprende, oltre che Pokémon Go Plus, anche un vistoso braccialetto regolabile, su cui è possibile applicarlo, e tutta la manualistica del caso. Il problema del braccialetto è che per utilizzarlo è necessario smontare Pokémon Go Plus rimuovendo la vite posteriore, ovvero la stessa da rimuovere in caso di sostituzione della batteria a bottone. A nostro avviso proprio la clip montata di default sul retro è molto più comoda, è possibile con facilità fissarlo ad altri braccialetti, noi ad esempio l'abbiamo applicato a quello del Misfit Ray, a magliette, pantaloni, giacche e zaini. Ovviamente è bene tenerlo a portata di mano sia per l'utilizzo che per sentire la vibrazione o vedere il LED di notifica. L'accessorio è interamente assemblato in plastica e come specificato anche sulle istruzioni non è impermeabile, va necessariamente tenuto lontano dall'acqua. Per come è strutturato, Pokémon Go Plus è alla fine un accessorio intelligente e piuttosto semplice da utilizzare, non però senza qualche problema di fondo. Smartphone e accessorio si collegheranno sfruttando il Bluetooth, quindi un rapido cenno anche alla stabilità della connessione. Il ponte tra smartphone e accessorio regge piuttosto bene, ma in caso di lontananza eccessiva tra i due, che potrebbe anche corrispondere a 3-4 metri, e talvolta anche nel caso l'app in background venga terminata, i due si disconnetteranno. Una volta collegato partirà un rapido tutorial che vi illustrerà il significato del colore delle luci del LED. In caso di lampeggiamento verde ci sarà nelle vicinanze un Pokémon che avete già catturato in passato, mentre se la luce è gialla si tratta di un Pokémon non presente nel vostro Pokédex. Oltre alla luce, Pokémon Go Plus vibrerà anche, una vibrazione bella decisa che si farà sentire praticamente in ogni occasione. Premendo il pulsante proverete a catturare il Pokémon e da qui nascono i primi problemi. Il gioco utilizzerà automaticamente una Pokéball standard e non c'è modo di decidere se utilizzare invece una Mega o una Ultra Ball. Inoltre, se come spesso accade il Pokémon riuscirà a sfuggire alla vostra Pokéball, sparirà completamente dalla mappa senza offrirvi altre opportunità di cattura. Pokémon Go Plus risulta utile anche per altre funzioni, se la luce si colora di blu vuol dire che nei pressi è presente un Pokéstop e vi basterà premere sull'accessorio per raccogliere gli strumenti. Inoltre, cosa fondamentale, Pokémon Go Plus misurerà i chilometri percorsi anche a dispositivo spento. C'è anche un altro piccolo problema, l'accessorio segnalerà nella barra delle notifiche eventuali catture o gadget raccolte dai Pokéstop, ma per capire cosa avete effettivamente guadagnato dovrete controllare manualmente il diario presente all'interno del gioco. Pokémon Go Plus in definitiva è un accessorio piuttosto vistoso, caratteristica che potrebbe spaventare un pubblico più adulto, non certo privo di difetti e alla fine anche costoso. Ma il problema principale, come accennato inizialmente, è il ritardo con cui arriva sul mercato. Fosse arrivato a luglio, insieme al gioco siamo sicuri che si sarebbe diffuso a macchia d'olio. Alla fine un giocatore incallito di Pokémon Go lo troverebbe utile a prescindere dai suoi difetti, ma è proprio questo il problema, di giocatori ce ne sono sempre meno. E se Niantic non si decide a risolvere i problemi correnti del gioco, come l'assenza di un vero e proprio sistema di tracciamento, ad inserire nuove feature come altri Pokémon, qualche forma di PvP e gli scambi, non solo Pokémon Go Plus venderà pochissimo, ma l'utenza di Pokémon Go calerà ancora più drasticamente. Per questa prova di Pokémon Go Plus è tutto, un saluto da Lorenzo Delli per MobileWorld.it.